5, innanzitutto partiamo da qua. Insomma, tu hai veramente 17 anni, 18 da compiere il prossimo 4 di giugno. Esattamente, ho 18, 17 anni e 4 ne comprerò 18. E di che sensazione ti fa essere considerato molto più maturo, sia per l'aspetto, ma anche per il modo di stare in campo? Beh, a me essere considerato come uno che ha più anni mi rende più forte e mi piace, insomma. Raccontiamo un po' la tua storia calcistica. Tu sei di Torgiano, vicino Perugia, hai giocato lì, poi le giovanili del Gubbio, poi il trasferimento al Perugia 3 anni e quindi il passaggio all'Arezzo. In cosa devi migliorare ancora per diventare un giocatore vero? È ancora molto da migliorare l'aspetto tecnico, che essendo stato con la prima squadra mi sono molto migliorato, ed ora anche qui in Arezzo sto lavorando, insomma, su quell'aspetto. Battistini ti aveva portato in ritiro con la prima squadra quest'estate, poi tu ti allenavi quasi sempre con loro, anche se giocavi con la Berretti. Perché hai scelto di venire a giocare in Serie D? Perché nella prima squadra in Serie C uno di classe come me, 95, non ha un grande spazio per giocare, quindi diciamo che abbiamo deciso di andare sulla categoria dove avevo più spazio, e comunque essendo una categoria con un grande margine, insomma, per farti vedere. Battistini, quando ti presentò a noi giornalisti di qua, disse: ecco, pensate a Benarrivo quando giocava a Parma, più o meno le caratteristiche sono quelle. Ti ci rivedi in questo paragone e ti chiedo se hai un giocatore di riferimento, insomma, che ti piacerebbe imitare anche come percorso tecnico. Beh, sì, il mio calciatore di riferimento Zanetti, sia per la professionalità che per come sta in campo, e penso di avere un po' delle caratteristiche. A te ti ha voluto Nofri qua ad Arezzo. Che tipo di rapporto hai instaurato con l'allenatore e quanto ha dato alla squadra e a te in particolare in questo periodo? Nofri lo conosco più o meno quando l'hanno conosciuto i ragazzi, e io con Nofri un buon rapporto, anche se sono uno che non parla molto. E Nofri è un allenatore con tanta grinta e che ci ha dato molta, molta voglia di vincere. Ti chiedo le ultime due cose. Sabato a Bastia, una partita anche delicata perché il Bastia sta lottando per tirarsi fuori dai play-out, l'Arezzo ha molte assenze, insomma, che partita ti aspetti? Beh, è una partita molto cattiva, insomma, una partita maschia, e speriamo di fare Infine, l'ultima cosa, il tuo cartellino ancora di proprietà del Perugia, a fine anno le due società dovranno mettersi al tavolo per decidere il tuo futuro. Ti piacerebbe rimanere qui ad Arezzo anche l'anno prossimo? Sì, io mi sono trovato molto bene con i ragazzi, la società e tutti, e io spero di rimanere, dopo sta la società a decidere.